Quanto ci piacciono il true crime e le opere di King? Allora creiamo dei segnalibri degni di queste storie. Utilizzo la liquid glass res chimica per un effetto vetro. Devo avvisarvi, l'effetto di questo colorante è molto realistico, se non amate la vista del sangue, skippate. Cioè, guardate che meraviglia questo Phil Crystal Color nella versione rossa. È bellissimo. Ho realizzato due versioni di questi segnalibri, in uno ho utilizzato anche i pigmenti in flakes nella colorazione Magic Orange per creare l'effetto vetro che si infrange. Ecco il risultato. Adesso prendiamo i nostri colori. Io ho scelto di dipingere con le gouache perché avevo una palette un po' più ampia e dipingerò Pennywise. Tanto questo segnalibro lo regalerò a una mia amica che è molto 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 appassionata delle opere del re. Sigillo il tutto con la Phil Crystal UV ed ecco pronto un segnalibro che non sfigurerà tra quelle pagine. Che ne pensate? Vi piace?